in modo oggettivo questa è una macchinina per tutti, una piccola macchina, una copia, no? Oggettivo. Poi diventa soggettiva e quando la fotografa, l'autore, non è più la macchinina è un pretesto per diventare fantasia, musica, di diventare tutto e di più. E quindi il mare per me è come la macchinina, per dire. Per me il mare è sempre stato di una grossa suggestione, suggestione nel senso che questo orizzonte, no? Piatto, è un orizzonte che non ha mai fine, tu ci puoi andare incontro e lui va sempre, ti precede sempre, no? E tu vai, 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 e quindi è una specie di rincorsa a dei significati che mentre poi vai questa rincorsa li vivi, li interpreti. Vivi con loro, diventi loro. Io quando faccio il mare, diventi il mare, o se no non diventerebbe un mare così, diventerebbe un'illustrazione. E poi il mare, sai, mi rappresenta anche sdraiato. È un orizzonte, e nell'orizzonte c'è tutto e non c'è niente alla fine. Questo è il mio significato del mare, la tinta nativa della risoluzione. Stavo tornando dalla Liguria, da Sanremo, non mi ricordo, era una mattina presto e sorgeva il sole, illuminava solo quella parte là, fermo, tac, tirato giù il finestrino e fatta la foto. E questa, anche questa, è un tramonto. È un tramonto, ma non è solo un tramonto, no? È un significato di forma, di contenuto, no? Di un cancellare per leggere, di dare i significati alle cose senza aggiungere niente né togliere niente. Quindi lì forse sono nel concettuale, nel significare fino in fondo con quattro linee. Questa l'ho fatta di notte praticamente, Mare del Nord. A me piace molto proprio questo movimento di vita che varia, è nero, è scuro, è argento e tutto e di più. E quella è una nuvola che stava coprendo il sole, quindi si illumina solo la parte illuminata perché non è coperta, e questa, anche questa è una bella metafora. Ma bisogna saperle vedere, le vedi solo quando le hai già dentro di te, o se no non vedi niente. Quando dicono assomiglia alla pittura, la fotografia è non è nient'altro, mentre la pittura è tutta immaginata, perché c'è un foglio bianco, qualsiasi cosa tu disegni, non c'è, quindi diventa tutto inventato, no? La fotografia non c'è niente di invenzione, c'è solo la realizzazione e dare significato a quello che fai. Per esempio la pittura, uno che ho ammirato molto, l'ho scoperto dopo, è stato Rothko. Per me è il numero uno. Queste superfici colorate, no? E poi una striscia di un colore, una striscia di un altro. E allora mi sono sentito molto, molto vicino a questa situazione, senza copiare niente, no? Lui l'ha fatto in un modo, io l'ho fatto in un altro. Ma le vedo similari a certe immagini mie. Li vedo così, una specie di affinità elettiva, ecco.